Io vorrei entrare subito in media res e ricordarvi che c'è adesso una nuova legge sugli usi civici. È la recente legge 20 novembre 2017 numero 168, pubblicata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28 novembre 2017, dal titolo proprio Norme in materia di domini collettivi. Con questa legge il legislatore ha deciso di affrontare la questione degli usi civici in maniera diametralmente opposta a quanto tutte le precedenti legislazioni successive al Code Napoleon hanno fatto. Prima però di esaminare la nuova legge è opportuno fare un po' il punto della situazione insieme, perlomeno per quanto successivo a quel mio recente convegno di cui appunto si stava parlando poco fa, recente, avvenuto mi sembra nell'autunno del 2017, che per chi non l'ha visto vi invito a vederlo ancora, perché sta nel mio canale YouTube, proprio appunto sotto, che potete trovare facilmente, usi civici col mio nome. Ebbene, vi invito, tanto per capire di quello che stiamo parlando, a esaminare anche un'altra novità, una importante sentenza, la Corte di Cassazione. La sentenza numero 26.605, che lavorano e ne fanno decine di migliaia all'anno, del 21 dicembre 2016, proprio sull'argomento, perché la sentenza lungamente tratta e ci spiega come fare per capire se un terreno sia sottoposto a uso civico o no. La Corte di Cassazione rammenta che bisogna applicare solo un esclusivo principio, e cioè il principio ubi feuda ibi demania, ricercando la prova della natura feudale del territorio, non certo quindi nel senso della dimostrazione di una proprietà secondo le logiche correnti, che registri immobiliari, atti notarili, no, bensì occorre rinvenire la prova documentale dell'uso civico secondo le modalità proprie del diritto feudale. Innanzitutto, dice la Corte di Cassazione, occorre rinvenire l'atto di investitura e di concessione in feudo, poi la dimostrazione della natura feudale del territorio, che si può desumere, sempre secondo la Cassazione che vi ho citato, dalla verifica dei quinternioni o i registri di iscrizione in feudo, oppure in alternativa dalla verifica dei rilevi che nella successione feudale tenevano luogo della relativa investitura. Elemento di prova rilevante, dice la Cassazione, sono anche i cedolari del pagamento della doa. La doa nel diritto feudale sostituiva l'obbligo di fornire un certo numero di armigeri. La Corte di Cassazione, ecco, questo è un elemento positivo, conseguentemente ha dichiarato libero da uso civico un terreno, nonostante che il comune abbia provato che fosse sottoposto ab immemorabilis ai diritti di ghiandatico, spigatico e spicileggio. Per chi magari non conosce, forse qualcuno non conosce la parola, sarete tutti informati, lo spicileggio è lo stesso dello spigatico, senza però, lo spicileggio è lo stesso dello spigatico, senza però il pascimento delle stoppie, giusto per capire di cosa si occupa la Corte di Cassazione. E quindi il comune aveva elencato questi diritti, aveva rappresentato le procedure di liquidazione e i decreti del commissariato agli usi civici, ma no, non è stato sufficiente, perché non aveva evidenziato l'atto di concessione o di investitura del feudo o delle altre fonti equipollenti come sopra accennate. È questo il punto che rende fondamentale, per quello che rende importante il problema degli usi civici, che lo rende un fardello pesante della nostra economia. Noi non abbiamo assolutamente nulla da eccepire che in Italia vi siano 17 milioni di ettari gravati di uso civico.
siamo contentissimi nell'apprendere che in Abruzzo il 49%, dicono le ultime statistiche, della intera superficie regionale sia di dominio collettivo e non di proprietà privata. Ma il problema è che la prova dell'esistenza o meno di un uso civico è di difficilissimo riscontro. Affacciamoci pure alla finestra, qui no, non ce ne sono di finestre, e vediamo comunque, ecco, c'è un bellissimo panorama dalla villa comunale alle nostre campagne. Ebbene, dividetelo idealmente. La metà dei terreni che vedete non sono di proprietà privata. Penso che sia la distanza giusta, se è troppo forte avvisatemi, perché qui purtroppo non è fisso il microfono. Ebbene, la metà dei terreni non sono di proprietà privata, nonostante che ci siano dei proprietari che lo credono e che, come è stato detto dopo, li hanno costruito, magari dopo 100 anni che il loro terreno viene venduto e ricomprato regolarmente, l'uso civico opla, riaffiora, distruggendo generazioni di sforzi e di sacrifici. I legislatori dei tempi moderni, e mi riferisco a tutta la legislazione europea successiva alla Rivoluzione francese, hanno ben capito quale peso negativo vi possa essere nell'economia di una regione per l'esistenza di diritti feudali sempiterni, di difficile riscontro, con la conseguente incertezza. Il nostro legislatore, con la legge 20 novembre 2017, ha invece dimostrato di non sapere assolutamente nulla di tutto ciò. E i firmatari della legge, non vi dico di quale partito perché siamo in periodo elettorale, quindi non vorrei che si pensasse, il notaio Massimo D'Ambrosio qui presente è apartitico e apolitico, ho fatto 1000 mestieri nella mia vita, a eccezione che dedicarmi alla politica. Ebbene, i firmatari si sono vantati in numerose occasioni pubbliche di essere andati in senso contrario ai legislatori e alle leggi degli ultimi 200 anni. I domini collettivi, hanno dichiarato, tra virgolette, sono la testimonianza di una storia vivente, di una storia vissuta in tempi lunghissimi, con itinerari che possono tranquillamente farsi risalire a momenti assai precedenti alla modernità e che si perdono spesso in età assai remote. Ma ora proseguono. A 90 anni dalle leggi che ne imponevano la liquidazione, penso che si riferiscono alla legge del 1927, finalmente il legislatore riconosce piena dignità e vita ad una storia vivente della nostra Italia. Non è un legislatore che li ha creati, né ci sono leggi degli stati all'origine della loro Costituzione, viene proclamato trionfalmente, ma è vero il contrario. Legislatore e leggi si sono mossi unicamente per sopprimerli o per soffocarli, per arginarli, per alterarne la struttura in corrispondenza dei nuovi modelli ufficiali della società borghese. Quindi quelli che vogliono abolire gli usi civici sono dei biechi borghesi, secondo il nostro legislatore. La legge 20 novembre 2017 numero 168 di cui vi sto parlando, al di là del significato testuale e delle conseguenze operative che poi cercheremo di illustrare, se di solito i relatori devono essere brevi, se ritenete che ho parlato troppo, mi fate un cenno, un fischio, va bene, e io interrompo o abbrevio. Grazie, proprio come volete, perché ripeto, sono meravigliato che tantissimi stiano ad ascoltare problematiche di uso civico. Ebbene, sono abituato a parlare a tu per tu, a due persone solamente. Dunque, dicevo, la legge che vi dicevo si colloca in questo senso, e cioè dichiarare solennemente che tutta la legislazione che abbiamo è solo un misero frutto di un tentativo di far valere, queste tra virgolette, dei firmatari, i nuovi modelli ufficiali della società borghese, che giustamente devono essere spazzati via, perché il principio è che feudo è bello e le collettività devono riappropriarsi dei diritti sempiterni concessi dal feudatario, reclamando la proprietà del 49% delle terre che voi vedete affacciandovi alla villa comunale. Cosa sono i diritti di uso civico? Permettetemi una digressione. Sono un diritto reale di variegata tipologia, di molteplici denominazioni,
e hanno tutti in comune l'essere originati a seguito del crollo dell'impero romano, che ha lasciato l'intera Europa senza potere centrale, senza leggi, in preda del potere del più forte, che è stato poi caratterizzato dall'incastellamento, e cioè dall'affermazione di un dominio di fatto su spazi di terreno più o meno vasti. L'inizio della classe nobiliare del feudo è proprio qui, quando qualcuno con la forza delle armi scacciava tutti i nemici da una zona, si arroccava in una fortificazione a sua difesa, dichiarava di essere proprietario di tutto il terreno che poteva essere raggiunto dai suoi armati. Ovviamente il feudatario nel castello aveva bisogno di drenare le risorse dei territori di sua proprietà. E allora cominciarono ad elaborarsi una serie di diritti reali, tutti molto diversi, come dicevo prima, che però erano consoni alla mentalità immota che ha congelato la civiltà dal crollo dell'impero romano fino al nostro Rinascimento. Il Signore concedeva al servo della gleba il diritto di coltivare il terreno, ma con l'obbligo di versare un canone, una utilità, e così creando la primitiva suddivisione dei diritti sul terreno tra il diritto perpetuo del feudatario concedente e il diritto perpetuo dell'utilizzatore, che era però anche un dovere. Napoleone Bonaparte, e successivamente anche il nostro paese, ha abrogato tutto, inventandosi la tipizzazione dei diritti reali, che sono ufficialmente quelli che noi conosciamo: proprietà, usufrutto, uso abitazione, servitù prediali ed enfiteusi. I diritti feudali rimanenti non sono stati ricompresi nell'elenco ufficiale ed erano destinati alla soppressione. Certo, Napoleone Bonaparte non poteva immaginare che il nostro legislatore, con la legge del 20 novembre 2017 numero 168, fosse di parere assolutamente contrario. Qui non voglio dilungarmi, perché troverete le mie idee in molte altre mie fonti, come vi ho detto. Mi piacerebbe tanto parlare in dettaglio sui rapporti tra gli usi civici e le enfiteusi sopravvissute. Mi piacerebbe trattare il diritto di livello, assoggettato anch'esso al duplice meccanismo dell'enfiteusi, cioè la devoluzione e l'affrancazione, relativamente al quale lo stesso Bonaparte, proprio ai fini della soppressione degli antichi diritti medievali, volle prevedere che il diritto di affrancazione prevalesse sempre sul diritto di devoluzione. Ma i diritti di uso civico sono ancora più insidiosi, perché essendo collegati al potere del feudatario e non al privato, si sono portati appresso da secoli un regime di indisponibilità e di destinazione vincolata alle primarie esigenze della comunità. Non possono essere usucapiti, non sono soggetti a espropriazione forzata, sono imprescrittibili, nessuno ne può disporre, vendere o mutare destinazione. I diritti di uso civico involgono, e questo rende le cose ancora più complicate, non solo il diritto del feudatario, ma anche il diritto di associazione ad università agrarie, perché il Signore, per beneficiare l'abbazia o una comunità di cittadini, a volte cedeva il suo diritto di proprietà agli enti collettivi, lasciando i terreni gravati da uso civico, in modo che l'ente collettivo ne ricavasse direttamente l'utilità. Abbiamo nella pratica quattro tipi di diritti, e precisamente i diritti di uso civico su proprietà pubbliche del feudatario o gli altri enti collettivi, i diritti di uso civico su proprietà di privati che hanno potuto acquistare la proprietà senza la cancellazione dell'uso civico, le proprietà pubbliche gravate e compresse dall'uso civico e le proprietà dei privati gravate e compresse dall'uso civico. E tralascio qui tutta la problematica su cui potrete trovare centinaia di sentenze anche della nostra Cassazione sul fenomeno dell'occupante abusivo, che poi al di là del termine non è nient'altro che un proprietario in buona fede che scopre magari dopo decine di anni di non essere proprietario del terreno, perché il terreno non poteva essere né venduto né acquistato. La legge fondamentale che regola gli usi civici è ancora quella del 27, la numero 1766, che ora il nostro legislatore, con la legge 20 novembre 2017 numero 168, ha inteso ribaltare. Se poi c'è riuscito o meno lo vedremo tra qualche momento. E ancora il DPR 15 gennaio 72, che trasferì i poteri alle regioni in materia di liquidazione, di borghese liquidazione degli usi civici, il DPR 26 luglio 77 numero 16 per la verifica delle occupazioni abusive, la nostra legge regionale
3 marzo 88-25 che regola la legittimazione e i mutamenti della destinazione degli usi civici. Vi rammento infatti molto brevemente che gli strumenti per la risoluzione dei problemi di uso civico sono sempre stati e sono tuttora due, e cioè la legittimazione e la francazione. La legittimazione, non essendo ammissibile l'istituto dell'usucapione, è l'istituto in base al quale oggi la giunta regionale riconosce la proprietà a un soggetto privato, e cioè quello che era il diritto reale del concedente, quello che era del feudatario, dell'abbazia. La francazione invece è l'istituto che riguarda il diritto di uso civico in senso proprio, che grava sul terreno. Sicché, molto semplificativamente, per essere assoluti proprietari di un terreno già concesso dal feudatario, dall'abbazia, occorre l'applicazione di entrambi gli istituti, e cioè la legittimazione per il diritto del concedente e la francazione per il diritto di uso civico. Solo a seguito di entrambi gli istituti si riunisce la semplice piena proprietà in capo a un singolo soggetto. Naturalmente in altre ipotesi, come ad esempio un terreno di proprietà privata gravata da uso civico, potrà essere sufficiente la sola francazione. Per i requisiti per la legittimazione non mi dilungo, lo troverete nelle altre mie fonti, ma vi ricordo che sono quelli previsti dall'articolo 9 della borghese legge 1766 del 1927 che vi ho citato. Ora abbiamo la legge 20 novembre 2017 168. Mi preme dirvi subito che intorno a questa legge si è affastellata un'incredibile retorica. L'onorevole Romanini, nel commentare la norma, proclamava che gli usi civici costituiscono la voce genuina delle popolazioni grazie ad essi hanno sopravvissuto e che in essi hanno trasfuso il proprio segno tipico, il proprio costume. Essi sono, prosegue l'onorevole Romanini, la voce degli strati profondi della società che non hanno scritto la storia moderna, che non hanno fatto la rivoluzione francese, di cui non c'è traccia nei codici civili moderni e di cui c'è traccia soltanto nelle leggi che ne hanno tentato una sbrigativa e indistinta liquidazione. La finalità della legge è chiarissima: ripristinare i diritti di tutti coloro che si sono opposti alla storia moderna, che non volevano la rivoluzione francese, che sono stati trascurati dai codici civili, insomma, molto semplicemente, ripristinare il feudo, esaltare il servaggio dei servi della gleba, abbattere definitivamente tutti quelli che, in base alle oppressive leggi borghesi post-rivoluzione francese, credono di essere proprietari di un terreno in base a una borghese trascrizione di un atto notarile nella borghese conservatoria dei registri immobiliari. L'unica cosa che ci salva dalla retorica che esalta la società feudale pre-rivoluzione francese è la constatazione che dall'attenta lettura della legge 20 novembre 2017 numero 168 non si riesce a ben comprendere come essa incida concretamente sugli usi civici e dove essa si differenzi dai discorsi retorici che ne hanno accompagnato la promulgazione. Leggiamo l'articolo 1 intitolato Riconoscimento dei domini collettivi. L'articolo non ci dice assolutamente nulla di nuovo di quanto già sapevamo sulle caratteristiche dei domini collettivi, sicché la novità dell'articolo 1 è solo una proclamazione solenne del dominio collettivo come istituzione attuale tutelata dalla Costituzione. L'articolo 2 prosegue nell'esprimere i concetti di tutela e di valorizzazione dei beni collettivi da parte dello Stato che devono essere tutelati anche se preesistenti allo Stato italiano. Forse è dato riscontrare una piccola novità positiva nella lettera A del comma 3 di questo articolo 2, laddove definisce il diritto di uso civico e vi si dichiara che esso sussiste quando si verifica la seguente situazione, due punti aperte virgolette, avere normalmente e non eccezionalmente ad oggetto l'utilità del fondo consistente in uno sfruttamento di esso, chiuse virgolette. Fino adesso sapevamo infatti che il diritto di uso civico non si perde con il non uso, tant'è
che, per tornare indietro a quello che abbiamo detto in premessa, la Corte di Cassazione sia addentrata nei meandri del diritto feudale senza valutare se i diritti di chiandatico, spigatico e spicileggio venissero normalmente esercitati su quel fondo oggetto di contesa. Possiamo forse interpretare la norma nel senso che non vi è più uso civico su un fondo quando lo sfruttamento di esso non è più normalmente esercitato? Questo è l'unico elemento positivo. Prosegue poi l'articolo 3 della legge, avente nella rubrica proprio la dizione beni collettivi, che ci vuole fornire un'altra definizione di beni collettivi, ma senza che ci siano modificazioni effettive sull'esistente. Le lettere A, B, C, D ed F dell'articolo 3 ripetono ampiamente tutte le ipotesi attuali che già conosciamo di diritto di uso civico. Fa solo un po' impressione la lettera E, laddove rammenta la valenza corrente del diritto collettivo delle famiglie. Questo microfono mi sembra il mio telefonino quando cerco il campo, va bene, quindi se mi vedete adesso pendere da una parte non vi chiedo scusa. E fa solo un po' impressione, dicevo, la proclamazione dell'attualità del diritto collettivo delle famiglie discendenti dagli antichi originari dell'uomo. Ma il relatore Romanini e il primo firmatario, onorevole Pagliari, non si sono posti la domanda su quali siano le modalità per ricercare e verificare le famiglie discendenti dagli antichi originari del luogo? Non ci si rende conto neanche del ridicolo. Quindi, dei cittadini statunitensi discendenti da un nostro immigrato nel 1910, se dimostrano che il loro trisnonno discendeva da soggetti soggiornanti in un dato luogo prima della Rivoluzione francese, hanno diritto di tornare dall'America per raccogliere le ghiande, secondo la nuova legge? La legge, per fortuna, a mio parere, non ci dice nient'altro di concreto, salvo un banale sollecito alle regioni a esercitare le competenze, peraltro già attribuite dalla precedente legge 31 gennaio 1994, numero 97. Il legislatore, e qui concludo, a mio avviso ha fallito grossolanamente, perché i nostri parlamentari non si sono neppure resi conto della effettiva problematica. Da un lato c'è infatti la solenne proclamazione dell'importanza degli usi civici, che nella nostra regione corrisponderebbe al 49% di tutte le terre, ivi compresi i fabbricati che nel frattempo vi sono stati sopracostruiti e su cui non voglio ingerirmi, ve l'ho detto. Se il legislatore decide che il 49% delle terre in Abruzzo sia di proprietà collettiva e gravata da ghiandatico e spicileggio, mi va benissimo, ma al sottoscritto, quale cittadino, importa il più grave problema, e cioè la certezza del diritto. Nel momento in cui il legislatore esalta e afferma che il 49% delle terre in Abruzzo non sono di proprietà privata ma di proprietà collettiva, deve darci la possibilità di capire quali esse siano, senza costringerci ad andare in Cassazione esibendo i quinternioni, le antiche pergamene delle investiture feudali, le cedolari della DOA, che molti preferivano pagare invece di andare a liberare la Terra Santa con le crociate. Il legislatore, se avesse voluto fare una cosa utile, avrebbe dovuto dare certezza del diritto, che è quello che ci necessita per lo sviluppo dell'economia. Avrebbe dovuto dire a tutti noi quali sono le caratteristiche tecniche precise che distinguono un terreno di proprietà privata da un terreno sottoposto a uso civico, e avrebbe dovuto dare ordine agli uffici competenti, alle regioni, di provvedere a trascrivere queste qualifiche sui borghesi registri immobiliari a una su tutte le particelle, in modo che chi vuole comprare un pezzo di terra sappia se può fidarsi della firma del venditore o dovrà poi portare le antiche pergamene alla Suprema Corte di Cassazione. Tutto qui. Grazie ragazzi.